Good morning YouTube, signori, bentornati sul canale. Oggi parliamo di maglie, finalmente sono uscite tutte le maglie, Roma, Lazio praticamente. Prima però, signori miei, eccoci qua con questa applicazione di cui troverete poi il link in descrizione, download gratuito. Sto parlando di OneFootball, sicuramente molti di voi, se non quasi tutti, la conosceranno già visto che c'ha milioni di download. Che cos'è? In breve, è un'app dedicata a noi mangiatori di calcio, in cui trovate già tutto. Qua vediamo il faccione di Luciano Spalletti, perché io ho già impostato, scegliendo ovviamente l'Inter come la squadra che seguo. Qua ci sono notizie di partite, che è una roba veramente carina, sono le statistiche. Dentro la partita voi vedete, vabbè, i risultati, la diretta con una cronaca della partita, la formazione, le varie formazioni, Inter, Lione, si può andare a verificare tutto. Cosa molto carina per quelli a cui piacciono ovviamente come me le statistiche, perché vi dà veramente una marea di statistiche, ragazzi, statistiche generiche, le statistiche per l'attacco, le statistiche per la difesa, la distribuzione, quindi qua vedete il numero di passaggi, la percentuale di passaggi, la precisione dei passaggi in attacco, in difesa, cross, c'è una valanga di robe, dati presi da Opta, quindi tanta roba. Dopodiché ovviamente c'è la scheda per le partite, potete vedere tutte le partite. Qua c'è solo l'International Champions Cup perché l'Inter non c'è nient'altro da fare. La scheda con le squadre che seguite e anche le varie competizioni. Tornando sulle notizie, scorrendo, avete la possibilità di leggere tutte le notizie, quindi non solo della squadra che seguite, dai vari siti, e poi ovviamente tutto quello che riguarda i trasferimenti, quindi il calciomercato. Praticamente un'app completa che vi mostra tutte le notizie delle vostre squadre preferite, delle competizioni che seguite, delle notizie di calciomercato e di tutto quanto il calcio. Ripeto, in descrizione trovate il link per scaricarla, è gratuita. Hanno anche scelto il colore giusto, perché ovviamente il verde è un colore perfetto per un'applicazione di calcio. Adesso andiamo a vedere le maglie, ragazzi. Molto bene, Lazio-Roma, signori, mi raccomando, a fine video su in alto qua uscirà una schedina dove potrete voi votare, quindi esprimere la vostra preferenza su quale sia la combinazione migliore, ovvero le maglie della Roma sono più belle o quelle della Lazio. Quindi mi raccomando, vediamo poi anche fra noi community, fra voi che guardate i miei video, quale per voi è la maglia più bella. Derby di Roma, molto interessante, bisogna dirlo, perché le maglie che sono uscite sono veramente particolari. Cominciamo con la Roma in casa, maglia Nike, perché si dice Nike, ragazzi, non fatemi incazzare ogni volta. Template della maglia è il Vapor di seconda generazione, con le maniche stile raglan, vuol dire che hanno la cucitura qua diversa dal corpo della maglia, che permette più movimento, o meglio un movimento più ampio. I colori sono quelli nuovi, perché come ho già detto nel precedente video sulla Roma, da quest'anno, da questa stagione, la Roma torna ai colori, quindi il rosso mattone bello carico e soprattutto il giallo più giallo. Qua nelle immagini probabilmente il logo è ancora sull'arancione, la maglia in realtà è molto più gialla di quello che vedete in questo caso qua. Una cosa bella è il dettaglio sul colletto attorno, la fascia, la bandina nera, anche se diciamo il template è lo stesso identico ad esempio della seconda maglia dell'Inter, dove hanno fatto le maniche diverse. Per la prima maglia della Roma devo dire che, soprattutto per essere tornati ai colori, quelli che i tifosi apprezzano di più, questa maglia è perfetta, elegante, carina, con i colori giusti. L'inserto della bandiera nera, ripeto, è una cosa in più, ma è bella, non stona. Una cosa che hanno apprezzato i tifosi è il fatto che i pantaloncini saranno anche questi rossi, non più di un altro colore, quindi non più bianchi, i calzettoni invece neri. Andiamo a vedere la maglia della Lazio, sponsor tecnico Macron, il colore è il celeste classico della Lazio. La cosa un po' particolare è il logo stilizzato dell'Aquila con la scritta sopra Lazio all'interno di questo esagono che sembra più un rombo, visti i due lati molto molto stretti. Anche qui niente da dire, classica maglia da Lazio, diciamo il dettaglio del colletto e del bordino delle maniche in bianco ci dà qualcosa di più. Se io devo dare una mia preferenza sulle prime maglie, scelgo quella della Roma, perché mi sembra un po'
meglio, ma questo è un gusto personale. Non sto dicendo che quella della Lazio è brutta, anzi, è classica, è bella, è tranquilla. Mi piace il discorso del logo stilizzato, però la mia preferenza la butto su quella della Roma. Andiamo adesso a vedere le maglie invece fuori casa, perché c'è qualcosa di particolare anche qui. Partiamo dalla Roma. Qua il template è il Vapor Aero Swift, che sinceramente non so, è solo il nome praticamente del tipo di design del kit. Abbiamo questa grafica a fasce, diciamo, invertite a metà, quindi più grosse e scure sopra e bianche, intervallate da strisce, colonne, righe, come volete chiamarle, un po' più strette bianche, che poi viene invertita da metà del busto in sotto, quindi le più grosse sono bianche, come avrete sicuramente visto anche voi. Sempre maniche raglan con il tipo di tessuto diverso, non so chi ha visto con gli occhi le maglie da gara, hanno proprio questo tessuto molto particolare sulle più traspirante quasi per quanto riguarda le maniche. Cosa bella di questo kit sono i dettagli, perché come vedete le bandine, chiamiamole, attorno al collo, sotto le maniche e sul fianco sono diverse, quindi giallo dalla parte destra e rosso dalla parte sinistra. Calzettoni, pantaloncini completamente bianchi, anche qua di nuovo sui pantaloncini la fascia come nella prima divisa, che è nera, qui è gialla da una parte e rossa dall'altra. È una cosa molto carina che non stona assolutamente. Questo design è un po' particolare, sinceramente non ho trovato info se deve ricordare, che ne so, le tende del Colosseo di una volta quando ci combattevano i gladiatori o altro, però è molto carino, devo dire, questa divisa mi piace. Andiamo a vederci adesso quella della Lazio, che non è proprio la seconda divisa perché si chiama divisa Europa League e probabilmente verrà utilizzata in Europa League. Questa maglia a strisce bianca-azzurre ricorda la maglia indossata dalla Lazio nella finale di Supercoppa Europea vinta contro il Manchester United nel 1999. Fra l'altro quella fu l'ultima Supercoppa Europea giocata fra i vincitori della Champions, in quel caso il Manchester, e i vincitori della Coppa delle Coppe, perché dal 2000 si sfidano, come sappiamo, i vincitori della Champions e quelli dell'Europa League. Maglia carina, ricorda un po' vagamente per lo stile ovviamente la maglia della nazionale argentina. Su questa il logo della Lazio è quello, diciamo, attuale, quindi con l'aquila sopra e lo scudo sotto. La scelta dei colori qui per lo sponsor è giusta, perché abbiamo visto lo sponsor Seleco nella maglia azzurra scritto in bianco, qua scritto in questo blu più scuro come il logo Macron, che non stona assolutamente, messo bene direi. Qua sulle seconde maglie diciamo che do un pareggio, nel senso mi piace molto quella della Roma, questa qui della Lazio è elegante, fatta bene, classica, ha anche un po' di storia dentro, quindi anche magari il colletto, quel piccolo scollo a V così. Devo dire che qua non pendo da nessuna parte, siamo in parità. Per quanto riguarda le terze divise, signori, allora cominciamo da quella della Roma. Sapete già quello che penso per quanto riguarda i template della Nike. Qui siamo con questo nuovo camouflage moderno, come mimetico, quel cavolo che è. Toni, marrone, molto scuro per la Roma. Qua ci sono delle foto dove in alcune si vede anche abbastanza bene. La versione finale, cioè quella definitiva di questo template mimetico, non è che sia bruttissima, però ovviamente l'ho già detto, come per quanto riguarda l'Inter, non mi piace assolutamente che la terza divisa sia uguale per un tot di squadre, quindi continuo a ripetere: l'Atletico Madrid, Manchester City, l'Inter, la Roma, eccetera eccetera, quelle che avranno la terza divisa sempre con lo stesso disegno, cambiano i colori e quindi diventa una divisa qualsiasi e che non ha alcun collegamento, diciamo, stretto con il club che rappresenta. Dopo, al di là dell'accostamento di colori, che ci può stare benissimo, che può essere benissimo perfettamente una terza divisa buona perché la prima ce l'hai rossa, la seconda ce l'hai bianca e questa qua ce l'hai scura, così ok, però il discorso che ho fatto, l'avete già capito, è sempre quello e sarà sempre quello anche nei prossimi video. La Lazio invece ha presentato recentemente, su al ritiro di Auronzo in Trentino, questa maglia qui come terza divisa, blu elettrico a sfumare in questo blu navi. Anche qui molto semplice, i dettagli come vedete c'è questo sottile bordino contorno delle maniche e del colletto in blu scuro. La cosa secondo me più bella di questo kit è il fatto che i pantaloncini e i calzettoni sono del blu navy, quindi la sfumatura parte dal collo,
scende lungo verso la maglia e arriva praticamente infine sui calzettoni, e questa è una cosa bella che adoro di questo kit. Lo sponsor, come vedete, cambia di nuovo colore, arriva in bianco, quindi ci sta benissimo anche qui. Devo dire che Macron per la Lazio ha fatto veramente un bel lavoro qua. Se io devo dare la mia preferenza, assolutamente avete già capito, tutto quanto sulla Lazio. Quindi diciamo che per me il derby finisce in pareggio: maglia in casa vince la Roma, terza divisa vince la Lazio, sulla seconda, che poi vabbè per la Lazio non è la seconda, non, vedremo cosa useranno in campionato, però lì siamo in parità. Fatemi sapere quello che pensate voi, vi ricordo fra poco uscirà qua in alto la schedina, quindi andate a votare secondo voi meglio Lazio, meglio Roma. Prossimi video vedremo anche lo scontro Juventus-Torino. Ragazzi, come sempre in descrizione trovate tutti i link, inseguitemi su Instagram, i canali dei Brainless. Vi lascio anche il link ad un articolo che è uscito sul sito di Red Bull, fatto da noi Brainless, quindi tanta roba ragazzi per la carriera di FIFA 18. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate delle divise. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre con tanta qualità. Ciao belli! Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screech.